Allora io poi rimango da fare il commissario di ordine, ne ho una sola, la faccio alla fine. Siccome per 2 anni noi abbiamo chiesto occasioni di confronto vero con questa, la struttura commissariale e con Chiodi, io penso che adesso sia venuto il momento di fare un elenco di fatti che cercherò di fare brevemente. Innanzitutto, fin dall'inizio, dopo il terremoto, abbiamo osservato un totale appiattimento sulle posizioni del governo. Chiodi ha applaudito, osannato il decreto 39 del 2009 e i risultati ce li abbiamo sotto gli occhi di quel decreto. Ha difeso l'opera di Bertolaso anche di fronte all'evidenza degli scandali giudiziari e probabilmente tutti voi sapete che ieri la Camera ha votato con il PDL in testa, ha negato l'autorizzazione a usare le intercettazioni di Verdini, così adesso Verdini e le sue cricche potranno ridere come ridevano la notte del terremoto, perché la magistratura non può rispetto, per favore veniamo al presente, oggi prego. 240 parlamentari di molti schieramenti politici, non solo ovviamente di sinistra, hanno firmato la legge di iniziativa popolare elaborata da noi qui dentro in mese di lavoro di confronto, e tutte le forze politiche, la maggior parte delle forze politiche oggi ritengono necessaria e utilissima una legge organica per la ricostruzione dell'Aquila. Chiodi l'ha sempre rifiutata. Allora la legge di iniziativa popolare chiede fondamentalmente 2 cose: una normativa certa e dei fondi certi. Le ordinanze di protezione civile, le OPCN, scusate, sono dei mostri giuridici, lo dovreste sapere, perché non sono sottoposte al controllo né del Parlamento né della Corte dei Conti. Seconda cosa, i soldi. I ritardi nella ricostruzione sono dovuti al fatto che semplicemente i soldi non ci sono. 2 miliardi di euro che sono stati annunciati come stanziati non bastano nemmeno per riparare le case. Va bene? Di fronte a questo però il nostro governo vuole fare delle grandi opere come la TAV, che costano molto più di 20 miliardi e che basterebbero a ricostruire l'Aquila. Bene, quello che noi contestiamo è il sistema del commissariamento, una governance che a nostro avviso ha creato confusione di ruoli, confusione normativa, e che ci ha regalato, con l'appoggio e il sostegno del presidente Chiodi, il vicepresidente Antonio Cicchetti, che adesso ci dicono presiede i tavoli istituzionali. Chi è? È un privato cittadino che presiede i tavoli con le nostre istituzioni rappresentative. Se non ci rendiamo conto del vulnus democratico che si è prodotto in questa situazione, non sappiamo che cos'è la democrazia. Cicchetti è un privato cittadino, è un manager privato che ha interessi nel territorio perché ha proprietà nel territorio e che vanta come unica credenziale una condanna della Corte dei Conti per colpa e vigilanza. Benissimo. È mancato il sostegno economico al territorio. Ci siamo già dimenticati che cosa abbiamo fatto il 7 luglio dell'anno scorso quando siamo andati a chiedere a Roma la sospensione delle tasse, l'occupazione, il sostegno all'economia. Nulla di quello è venuto. E se è arrivata la sospensione delle tasse, ma dilazione anzi, della restituzione, non la sospensione delle tasse, è arrivata dopo un anno di mobilitazioni sfiancanti della cittadinanza per lavorare in questo tendone. Sulla zona franca, Chiodi non si è impegnato, a nostro avviso, sulla zona franca, la faccio alla fine, sulla zona franca non si è impegnato a sufficienza, e diciamo anche una cosa sulla zona franca, rischia di essere una nuova colonizzazione delle imprese del nord che vengono da fuori. Io ho letto che si parla già di una nuova cementificazione di 100 ettari nella zona industriale di Sassa, come se il territorio aquilano non fosse già stato sfregiato. Ci siamo dimenticati della questione Maceria, è totalmente risolta. Alcune delle persone che stanno qua dentro sono state denunciate perché sono andate con le carrioli a rimuovere le macerie dal centro storico. Noi chi dobbiamo denunciare per avere anche un centro storico ancora chiuso, militarizzato e con le macerie quasi tutte alle loro poste? Noi chi dobbiamo denunciare? Sono stati dirottati fuori del cratere tutta una serie di risorse, a cominciare da quelle dell'assicurazione dell'ospedale. Noi rischiamo la svendita di quelle maggio per coprire il buco della sanità, che una classe politica corrotta e capace ha provocato e che noi stiamo pagando.
sono stati stanziati 220 milioni per la messa in sicurezza delle scuole, all'Aquila ne sono arrivati due, perché tanto ci abbiamo in mostra e stiamo bene, d'accordo? Un momento che sto finendo. 100 milioni stanziati per la trasformazione della metropolitana di superficie, l'Aquila Terme, in un sistema di trasporto veloce, ebbene sono stati dilettati su altre zone, lasciando all'Aquila solo 25 milioni. E vengo al punto più dolente. Ogni richiesta di partecipazione dei cittadini è stata negata. Ci siamo trovati davanti la celere, a cominciare dalla prima chiacchierata del luglio del 2009, ci siamo trovati la celere che ci ha blindato il consiglio regionale mentre andavano ad arrestare un assessore regionale. E questo, abbiamo presentato un regolamento della partecipazione sia alla struttura tecnica in missione sia al comune, che non sarà mai stato messo in considerazione. La partecipazione la si doveva praticare a partire da 2 anni fa e non riempirsene la bocca adesso. E così concludo con quello che alcuni di noi pensano, nessuno pretende che tutti siano d'accordo. A nostro avviso Chiodi ha fallito, mi dispiace per lui, sia come commissario sia come presidente della regione. L'Abruzzo è una regione in declino in termini di economia, di occupazione, una regione in cui un diritto come quello alla sanità non viene garantito, una regione minacciata da opere dannose e inutili, il metanodotto, l'estrazione petrolifera e notizia di ieri, uno skydock sul Gran Sasso. Benissimo, questa regione rischia il collasso su molti problemi, ivi compreso il problema dei rifiuti, e sull'inceneritore è stato arrestato l'assessore, una giunta che ha avuto ben 2 arresti di 2 assessori per reati molto gravi. Ecco, arrivo alla domanda: per tutti questi motivi, a nostro avviso, l'unica cosa che abbiamo da chiedere al presidente Chiodi sono le dimissioni da commissario e da presidente della regione. Bene, grazie.